Parla Elena Ciravolo, presidente di Liberamente di Partinico, in risposta alla decisione del comune di Partinico di riprendere in mano il terreno confiscato al boss mafioso Antonino Geraci nel 2007 e concesso successivamente nell'agosto dello stesso anno alla propria associazione, per l'appunto Liberamente, un'associazione che si occupa di assistenza alla persona, di turismo sociale e agricoltura biologica e che proprio dal 2007 si dedica anche alla gestione dei beni confiscati alla mafia. La decisione del comune, che alla presidente Ciravolo appare eccessiva e pretestuosa, sarebbe motivata da una serie di inadempienze di Liberamente, come il mantenimento del terreno in stato di totale abbandono. Infatti, al termine di uno dei sopralluoghi avvenuto lo scorso 25 marzo sul terreno di Contrada Cannizzaro, il personale comunale ha emesso la prima lettera di diffida nei confronti della cooperativa per mancata fresatura del terreno, mancata raccolta dei limoni, mancato lavoro di potatura e mancata fissione all'esterno del cancello del cartello bene confiscato alla mafia, come previsto dal contratto di comodato d'uso gratuito stipulato dall'ente con la società. Ultimamente, il 13 agosto scorso, la dottoressa Ciravolo avrebbe ricevuto una telefonata dal signor Lombardo del comune, nella quale veniva informata della revoca immediata della concessione del bene, poiché senza avvisare nessuno dei soci della cooperativa sarebbe stato effettuato un ulteriore sopralluogo che non aveva evidenziato nessun miglioramento nello stato del terreno. La Ciravolo oggi dunque interviene sulla vicenda precisando che la cooperativa sta attraversando un momento difficile sul versante economico-finanziario che si ripercuote sulle dinamiche relazionali interne alla società. Pertanto la revoca del bene confiscato ha aggravato la condizione interna, acuendo il malcontento tra i soci e ledendo l'immagine esterna. La presidente di Liberamente avrebbe anche aggiunto che la cooperativa non intende opporsi, ma solo contestare la decisione del comune di Partinico, sottolineando di aver sempre manifestato un profondo senso di responsabilità nella gestione dei beni confiscati. L'atto di revoca del comune di Partinico è stato giudicato esagerato e oltremodo eccessivo, al punto da mettere a repentaglio diversi posti di lavoro. Al di là di queste dichiarazioni, la Ciravolo ha fatto comunque sapere che al più presto si provvederà a riconsegnare le chiavi del cancello d'accesso al bene alle autorità competenti.